Marciapiede nuovo a breve in viale Michelangelo nel tratto che va da viale Mecenate all'incrocio semaforico di via Vittorio Veneto. Una riqualificazione che però costerà un po' di sacrifici agli automobilisti. Il cantiere, che andrà dal 2 al 14 di febbraio, renderà la strada a senso unico. Si andrà dunque da viale Mecenate verso la stazione, quindi niente svolta a destra da via Veneto. Questo creerà prevedibilmente disagi alla circolazione per i mezzi provenienti proprio dalla zona di Saione. Ed ecco l'invito dell'assessore Franco Dringoli. Sarà necessario mettere viale Michelangelo a senso unico in direzione della stazione. Questo vuol dire che chi viene da via Vittorio Veneto non potrà girare verso la zona Giotto, verso appunto viale Michelangelo. E allora anche il tratto finale via Vittorio Veneto dovrà essere messo a corsia unica per girare solo appunto verso la stazione. E indubbiamente il consiglio, e poi potrà ovviamente andare in centro oppure passare da via Spinello. Però ecco, siccome ci sarà un impatto inevitabile, quello che raccomandiamo è di dare preferenza ai percorsi tangenziali, in sostanza piuttosto che attraversare il centro. In sostanza, chi dalla zona Saione Pescaiola deve andare via, verso la zona Giotto, invece che il sottopasso di via Veneto, sarebbe molto importante passare, utilizzare il sottopasso di via Arno. Questo è un intervento che comunque è appunto necessario e si collega al rifacimento dell'illuminazione, al potenziamento che abbiamo fatto nell'autunno scorso. Quindi è un momento anche questo di un percorso di riqualificazione di varie parti della città.